Allora, eh, come sempre, buonasera, benvenuti, vediamo un breve riepilogo della lezione della settimana scorsa sulle animazioni. Dunque, eh, qui siamo nel mio negozietto e qui trovate un esempio di questa animazione, vedete questa clic per animarti. Eh, questa funziona in maniera molto semplice, basta che vedete che io quando mi muovo eh, il mouse finisce sopra l'animazione, se lo clicco semplicemente il mio avatar si mette al posto dell'animazione, al posto della palla che sparisce e io mi muovo seguendo una determinata animazione ora per uscire dall'animazione qui c'è un tastino che si chiama stand in inglese a volte si dice alzati o alza facendo alza praticamente il, eh, la, la pallina ricompare se dovesse per caso non vedersi la, la pallina quindi se io clicco, vedete che non si vede la pallina, però, facendo CTRL, ALT-T eh, si dovrebbe vedere, vedete, la pallina lì, e quindi mh, a volte succede che le palline non si vedono, perché sono, magari una persona si è seduta e poi si è dimenticata di alzarsi, o è uscita senza alzarsi, o c'è stato qualche motivo di lag o altro che ha impedito di vederla allora adesso vediamo un attimo come eh, voi potete anche eh, utilizzare questa cosa no? cosa fate? venite mm, nel mio negozietto invece di sedervi prendete una copia quindi fate tasto destro um, ancora qua e poi prendete una copia e questa operazione vi mette un'animazione mondo. alternativamente potete anche fare il pay adesso io non lo posso fare perché io sono io che l'ho messo in vendita ma comunque mettiamolo in vendita per 0 ok così voi potete entrare e potete fare il buy compra e quindi avete poi nel vostro inventario un'animazione del mondo allora l'animazione del mondo che avete nell'inventario la prendete e la mettete per terra dovrebbe comparirvi il, una copia di questa animazione qui adesso c'è magari andiamo in qualche sandbox e la vediamo meglio da qualche altra parte andiamo in San, um, Sandy un altro posto Sandy 128 eccola qua vediamo se qui funziona meglio prendiamo l'animazione del mondo famosa e proviamo a rezzarla e vediamo che anche qua c'è qualche attimo. Ah eh no, eccola qua, è arrivata. Allora, l'animazione ce l'abbiamo ed è. Eh, possiamo cliccare col tasto destro, modifica, e vediamo nel contenuto che c'è fondamentalmente uno script. Lo script è uno script relativamente lungo, non ci interessa in questo momento più di tanto ma è quello responsabile del fatto che quando lo si clicca eh, forzi l'animazione sull'avatar, mentre invece abbiamo un'animazione un che vedete che c'è questo simbolino di un omino che corre. Allora, eh, la domanda è come facciamo a mettere delle animazioni qualunque su questa pallina? Allora, le animazioni tendenzialmente alcune le trovate già nel vostro inventory, controlli e andate... In tutti tutti i vostri elementi e in fondo c'è una libreria openSim library dentro openSim library ci sono anche delle animazioni animations library qui non è che ci sia delle animazioni incredibili però ce ne sono alcune interessanti e queste animazioni per esempio questa qui è la per esempio questa qui abbiamo una windsurf left Ecco, per vedere come fa, basta eh, selezionarla. Poi fate doppio clic e vi compare questa finestrella e vi dice play in world a sinistra e play locally. Allora, play in world vuol dire che quando fate play, tendenzialmente questa animazione la fa il vostro avatar, adesso non si vede niente quindi probabilmente non è il massimo. Prendiamone un'altra, ecco questa qui che ho fatto lezione, shake se faccio play in world no qui c'è qualche problemino esco rientro ok rieccoci eh, ho, ho caricato invece di Firestorm siamo in Imprudence quindi leggermente diverso eh, qui sembra che funzioni leggermente meglio per il momento probabilmente la versione di Firestorm era leggermente difettata Um, Ctrl-L andiamo di nuovo sim Library, Animation Library e prendiamo una delle animazioni che ci sono dentro. Questa è un'animazione Handshake. Che cliccandola esce fuori, esegui in Word o esegui localmente. Quindi, se io faccio esegui in Word, vedete che il mio avatar stringe la mano. Eh, anche esegui localmente, il mio avatar stringe la mano, cioè fa quell'animazione. Qual è la differenza? È che quando faccio così. Lo vedo soltanto io. Se faccio esegui in Word, lo vedono tutti anche gli altri, quindi eh, sono una specie di eh, esecuzione fittizia esegui localmente piuttosto che un'esecuzione del comando effettivo. Ora, il fatto di fare un'animazione in questo modo può avere dei suoi lati di vantaggio, ma è sicuramente un po' scomoda perché bisogna andarla a cercare nell'inventory, bisogna averla nell'inventory. Mentre invece, se noi potessimo mettere quell'animazione dentro la nostra pallina, sarebbe tutto molto più semplice. Quindi, cosa, qual è il consiglio? Cioè, L'idea è quella di costruire una pallina tipo questa, che faccia una volta cliccata un'animazione. Questa è l'animazione di prima. Che se clicco, vedete che è quello che dovrebbe accadere e che esegue l'animazione dentro la pallina l'animazione dentro la pallina adesso in realtà non l'ha eseguita un granché perché sarebbe questa danza che se la eseguo vedete che mi dovrebbe fare girare mm. ehm, ferma e riproviamo di nuovo a vedere se funziona ecco funziona, vedete che quando la clicco io mi giro ora il fatto che mi si accucce perché è un pochino troppo bassa quindi la pallina di posizione la metto un pochino più alta in modo tale che a questo punto l'animazione dovrebbe venire meglio quindi se mi metto vedete che mi fa girare e mi fa questa animazione ora eh, alziamoci e proviamo a mettere al posto di questa animazione quella famosa animazione che abbiamo visto quindi apriamo la nostra boccettina, clicchiamo su dance cioè questo, questa animazione che c'era prima facciamo elimina e va via l'animazione vedete che dice non ci sono più animazioni e poi andiamo a cercare l'animazione dell'animation library e vediamo se ce la lascia mettere quindi facendo così vedete che non ce la fa trascinare quindi ho aperto praticamente l'inventory delle due cose questo perché devo in realtà fare che cosa? copiarmi l'animazione dalla libreria e mettermela più su 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 andiamo a vedere che c'è ehm, allora andiamo nel mio inventario qui in questo caso mi creo una cartellina chiamiamola corso ed mondo e qui proviamo a vedere se mi funziona tasto destro incolla vedete che ho messo praticamente l'animazione dentro una cartella un po' come si fa con tutti i computer una volta che ho copiato l'animazione e l'ho spostata da un'altra parte che non sia la libreria posso fare questo mestiere cioè di mettere l'animazione dentro l'oggetto quindi ripetiamo quello che ho fatto è stato quello di andare sull'oggettino tasto destro modifica e poi qui sono andato sul eh, contenuto e nel contenuto avevo cliccato l'animazione precedente tasto destro l'avevo eliminata e poi ho trascinato dall'inventory CTRL lì sono andato a cercarmi l'animazione e gliel'ho spostata dentro proprio con questo meccanismo ora cosa cosa vi aspetterete adesso che succede è che cliccando Vedete che cliccando l'effetto è che io eseguo l'animazione che è quella in questo caso di stringere le mani ora, ehm, altre animazioni possibili posso trovare da me nell'animation ed poi c'è questo skate. Se voglio, um, lo skating è um, tipo pattinaggio. Quindi stessa cosa di prima, clicco dentro la mia pallina shake Faccio elimina cioè tolgo l'animazione vecchia e poi prendo skate del mio inventory glielo metto dentro e a questo punto, quando la clicco, io eseguo l'animazione, vedete che fa una specie di skating. Questa, diciamo, è la premessa per gestire le animazioni. Ora, come si fanno le animazioni? È un oggetto, è una cosa abbastanza complicata che però io ho già spiegato che ci sono dei programmini che consentono di eh, creare dei file appunto, bvh. ora eh, tra breve ved ved vedrò tra un attimo se riesco a trovarvi delle risorse su internet di file .bvh vi farò vedere anche come e se si riescono a tirare su ecco allora vediamo un attimo un'animazione un po' eh, particolare vedete che se clicco adesso su questa, questa pallina ecco vedete che faccio un'animazione già un pochino più complessa in cui l'avatar fa dei saltini saltini in un certo modo e poi torna all'inizio e poi riprende quindi un'animazione all'infinita quindi una cosa salto in lungo si potrebbe dire che è anche abbastanza interessante questa animazione qua non l'ho costruita io ma si chiama 0101 e fa parte di una serie di migliaia di animazioni che sono state rese disponibili qualche anno fa gratuitamente su internet e adesso vi spiego anche voi come potete ehm, ottenerle quindi ehm, l'animazione la si ottiene andando in questo sito vedete... Ehm, secondlifemizzi.com secondlifepost.cmu cmu è questa famosa ehm, se voi cercate cpu cmu bvh bvh vuol dire è il tipo di, mh, di animazione che, che è valida eh, per secondlife eh, che vuol dire biomedical eh, e via discorrendo Biovision, insomma, è qualcosa, e qui la Carnegie eh, aveva reso disponibile Capture Database, aveva fatto praticamente la cattura di una serie di animazioni dal mondo reale e queste sono diventate di dominio pubblico. Per ottenerlo, quindi andate su questo sito e vi scaricate questo, um, questa serie di. Io ho scaricato il primo il primo è semplicemente sono 45 MB di animazione quando l'ho scaricato ehm, è diventato un zip file quello lì che l'ho scaricato eh, qua giù CMU Convert e dentro c'erano CMU Convert lo prendiamo qua CMU Convert eccolo lì abbiamo ottenuto praticamente una quantità enorme di animazione vedete qui c'è la 01 fino alla 14 e così via eh, ci sono poi dei programmi che permettono di fare un po' la preview nel senso che io qui ho preso la 01.01.bvh cosa ho fatto? l'ho presa e me la sono scaricate questa qui me la scarica in locale sul desktop quindi è comparsa praticamente mi compare qua. Ok 0102 BVH e poi ci sono dei, eh, dei programmi anche su internet che si chiamano BVH preview, credo. Ecco, BVH Play, ad esempio. Eh, ci sono anche delle preview come plugin per Chrome. Se non vado errato. Ecco, BVH Motion Creator Vediamo se, se questo ecco è un'app. Io posso um, base, file player e converter, okay? quindi questa play. Vabbè, adesso non, non appesantisco questa cosa, però mh, mi ricordo che c'erano appunto questi programmi. Ma magari prendiamo un altro? Questo non me lo lascia scaricare, non so perché. Però. Uh, ah, proviamo questo. Chrome experiment. Eh, ah, questo qui è interessante. Questo qui, se non vado errato, dovrebbe poter bvh player e qui permette di selezionare un file dal proprio computer lo prendiamo dal desktop abbiamo detto 0102 bvh lo apriamo e in teoria a questo punto dovrebbe essere possibile fare il play non me lo lascia fare. Vabbè, comunque lo proviamo, vi faccio vedere come si fa a scaricare su su Edmondo, Quindi noi entriamo sul nostro ehm, Imprudence o quello che è, facciamo file upload animation, perché questa è un'animazione, andiamo sul desktop e prendiamo il 0102bvh e ehm, Ah ok, non lo faceva fare perché l'animazione è più lunga di quello massimo disponibile che era di 30 secondi. Quindi prendiamo un'altra animazione. Ehm... Quindi open folder. Questo qua, prendiamo un'animazione un pochetto più piccola qui non tutte le animazioni funzionano, questa qui 0108 dovrebbe essere un pochino più abbordabile e a questo punto, beh, ritentiamoci di nuovo, eh. proviamo a vedere se riusciamo a prendere 0108 BVH e vediamo, no, non ce la fa neanche questa pazienza, riproviamolo però su imprudence qua facciamo file, upload upload animation 08 ok, e vedete che questa è un'animazione che sembra di una camminata vedete che ce la fa, ce la playa e quindi c'è l'avatar che cammina allora noi diciamo 0108 eh, ho camminato possiamo aggiungere e Facciamo importa questo punto, lui ci impiega un po' di tempo quindi, non so, tipo nel mio caso, può impiegarci anche un minuto quindi interrompo un secondo, ok, quando è finito, mi ha detto hai pagato 0 linden dollari per il caricamento. Ok, e quindi a questo punto abbiamo il 0108 camminata. Possiamo provarla? Quindi facciamo, la clicchiamo e proviamo. Esegui localmente e vedete che mi fa camminare, ah no. Questo non era semplicemente una camminata, ma era anche proprio una salita, una scalata. L'avatar quindi fa un bel po' di cose, quindi vedete che è abbastanza sofisticato. Si butta giù e poi torna all'inizio. Qui se vogliamo vedere ehm, l'effetto sulla pallina cancelliamo l'animazione precedente e ci mettiamo questa animazione e a questo punto vedete che chiunque può arrivare nella mia sim e provare l'emozione di fare una una di vedete di salire di sca scavalcare di mettersi su una certa cosa qui ovviamente se voi mettete anche dei prim costruite ecco e poi l'avatar finisce e torna a zero e poi si alza e quindi abbiamo fatto degli effetti interessanti eh, si possono fare un sacco di effetti fra cui anche danze balli eccetera però ai fini didattici qui si possono costruire delle animazioni che hanno un fine didattico tipo lavorare tipo eccetera e ci sono anche nel mio negozietto degli esempi pratici quindi se torniamo nella welcome area qua quindi dovrebbe se non sbaglio essere da questa parte No, non sgarrato, quindi andiamo a cercare dove era. ah, il negozietto era. Quindi un pochino più in qua, ecco, trovate nel eh, mio negozietto poi tutte eh, delle spiegazioni qui dove vi spiega come si può usare QAVI MATO. Vedete, QAVI MATO è una che avevo fatto il 9 dicembre 2013. Animazione parte 1, animazione parte 2 e così via e si vede tutto il meccanismo che permette di fare dei, dei, delle animazioni per l'appunto. Quindi per stasera vi saluto e ci sentiamo. Buona serata.